bentrovati. Vi presento oggi ancora un piatto di mare, che è uno dei più rappresentativi qui a Napoli, lo spaghetto a vongole. Nel menù di mare troveremo lo spaghetto a vongole, che è quello tradizionale, classico. La prima cosa che si fa quando si fa lo spaghetto è calare subito la pasta, perché le vongole in 5 minuti, 7 minuti sono pronte e quindi poi si va a amalgamare la pasta. Per prima cosa saliamo l'acqua. Uno dei miei piccoli segreti è quello di buttare prima gli spaghetti il prezzemolo qui nell'acqua bollente e poi subito dopo ci butto gli spaghetti. Quindi mentre gli spaghetti cominciano a cuocere, ogni tanto li giriamo, usiamo l'olio, due spicchi d'aglio schiacciati, aspettiamo che l'aglio si fa biondo e poi caliamo subito le vongole. Giriamo ogni tanto il nostro spaghetto. Le vongole sono stabulate e spurgate, quindi una per volta le ho selezionate facendo attenzione che fossero tutte vive e quindi adesso le buttiamo nella padella dove l'aglio si è imbiondito. A questa aggiungiamo un poco d'acqua della pasta ecco qui, che ci servirà poi per amalgamare gli spaghetti. Quindi mettiamo il coperchio, aspettiamo che si aprano le vongole e appena si sono aperte le mettiamo un attimo da parte e in questo sughetto qui poi andiamo ad amalgamare i nostri spaghetti. È una vongola verace, bella, piena piena, quindi fare attenzione, appena si aprono le mettiamo da parte, d'accordo? Perché le mettiamo da parte? Perché se le teniamo in pentola ancora per un poco, il frutto si secca, si asciuga, si imbruttisce, invece così rimane bello, polposo e gustoso. Poi mi metto un poco in disparte quando mando lo spaghetto a vongole a tavola e guardo da lontano quando gli altri lo mangiano con i loro occhi il piacere di mangiare e a quel punto là mi sento soddisfatta anche se vedo mangiare gli altri, ecco. Alziamo le nostre vongole che sono tutte belle aperte appena appena. Gli spaghetti sono al dente, quindi ce li andiamo a amalgamare bene bene qui. Intanto ho tolto anche l'aglio. Alziamo la pasta. Io amo metterci il prezzemolo anche dentro, quindi mettiamo il prezzemolo. Io ne metto un poco in più perché mi piace proprio tanto il profumo del prezzemolo. Aspettiamo che faccia la sua cremina e poi l'impiattiamo. Saltare è importante perché il piatto cambia proprio aspetto. Il segreto di uno spaghetto a vongole buono è quello di aprire i frutti di mare e di non farli cuocere tanto, di soffriggere bene l'aglio e l'olio, di tenerlo a fuoco alto e aspettare che si faccia la cremina come stiamo facendo qui. È il momento per poter impiattare.
A questo punto impiattiamo, che l'odore è forte, quindi basta parlare, ora bisogna mangiare. Eccoci qua. Allora, se vi piace fare il nido, è meglio usare le pinze. Io più che nido lo chiamo il Vesuvio, sai, sempre in onore del nostro Vesuvio. Comunque, come lo chiamiamo? Chiamiamo questo un grande spaghetto a vongole. Queste sono le vongole che andiamo a mettere. A me piace abbondare perché la tavola è abbondanza. Il nostro sughetto a cremina. A questo punto qualche ciuffettino di prezzemolo lo mettiamo un po' così, senza tagliarlo ulteriormente. Ed eccoci a tavola. Ecco qui i nostri spaghetti a vongole. Questo è lo spaghetto a vongole della nostra tradizione napoletana. Dopo di me seguirà ancora una ricetta della nostra tradizione napoletana di mare con Antonio Sorrentino. Thank you.